Buongiorno a tutti, io sono Stefania Ercole e presenterò un po' quanto emerso nel reporting delle specie vegetali. Alcuni dei risultati, Valeria Giacanelli, la mia collega, presenterà invece delle considerazioni sul lavoro fatto e degli spunti di riflessione. Diciamo un po' come per la fauna, anche per la flora, i numeri italiani sono notevoli. In Italia abbiamo 113 entità vegetali di interesse comunitario, che sono anche in questo caso tra il contingente con maggiore, diciamo, tra i paesi col contingente maggiore, insieme alla Grecia e alla Spagna. Quindi 113 specie da rendicontare e in particolare più che specie entità, perché in Italia in allegato 4 e 5 abbiamo 20 specie, ma anche 3 generi, quindi 3 gruppi da tutelare a livello di genere, tra cui Cladonia, di cui si parlerà più tardi. Per quanto riguarda invece le specie di allegato 2, abbiamo 90 specie di allegato 2, di cui ben 32 prioritarie. Nel corso del reporting, purtroppo, abbiamo dovuto registrare la probabile estinzione di due di queste specie di allegato 2, ovvero Aldrovanda vesiculosa e Caldesia parnassifolia. Vado giù con questo. Diciamo in brevissima sintesi di quelle che sono le domande principali che ci si pone quando si affronta il reporting, ovvero dove si trovano queste specie, che per le specie vegetali diciamo si deve parlare anche di riconferma delle stazioni storiche, ovvero serve una distribuzione aggiornata, attuale, che spesso comprende appunto la verifica di stazioni storiche segnalate, diciamo, anche nel secolo scorso. Quindi questa è la primissima necessità. Quanto conosciamo le popolazioni di queste specie? Perché, come si è detto già stamattina, il reporting richiede dati molto molto specifici per le popolazioni, quindi preferenzialmente il numero di individui maturi. Quanto le conosciamo? Quanto conosciamo i trend di popolazioni, le dinamiche e diciamo anche le subpopolazioni presenti in Italia? In quali ambienti vivono queste specie? Quindi si è già parlato del problema dell'habitat della specie. Quanto sia complesso, diciamo, la definizione di questo parametro? Ne viene chiesta la superficie, quindi l'estensione in termini reali, ma anche la qualità e naturalmente quali sono gli impatti, diciamo, che queste specie subiscono nei loro siti di presenza. In definitiva, quindi, un po' la sintesi di tutti questi dati richiesti è in quale stato di conservazione una specie si trova e che prospettive ha per il suo futuro. Naturalmente, per rispondere a tutte queste domande in maniera adeguata e secondo gli standard, diciamo, del reporting, servono delle conoscenze molto solide e aggiornate. Quindi, appunto, come già si è detto, servono conoscenze tassonomiche che sono la base di tutto, diciamo, per affrontare questo lavoro, ma anche conoscenze di tipo ecologico, popolazionale e sostanzialmente, per dare dei dati quantitativi, perché così ci viene richiesto, servono ricerche di campo e monitoraggi. Diciamo che il lavoro che noi abbiamo svolto, quindi stante questa premessa, è stato quello diciamo, di avvalersi di tutte queste fonti di dati che avevamo a disposizione, quindi primariamente tutti i dati forniti dalle regioni e province autonome, ma anche i risultati del progetto Liste Rosse svolto dalla Società Botanica Italiana su incarico del Ministero e della pubblicazione, appunto, che poi ne è scaturita, che è stata fatta vedere da Papix stamattina, della lista rossa delle Policy Species. È stata naturalmente usata tutta la bibliografia disponibile, quindi tutti, diciamo, gli articoli specialistici, le schede dell'informatore botanico italiano, che hanno dato un grande contributo di conoscenza a questo nostro lavoro. È stato poi utilizzato il parere esperto, quindi la collaborazione con gli esperti, che è stata di fondamentale importanza, perché spesso loro sono stati in grado veramente di fare una revisione delle mappe, ma soprattutto una validazione e un'integrazione delle schede di reporting in tantissimi aspetti, come poi spiegherà Valeria.
Come si è detto, quindi, lo stato di conservazione è un po' una sintesi di tutti questi dati e informazioni che vengono richieste e che per ciascuna specie sono stati forniti. È anche un po', in qualche modo, il risultato di più facile lettura di tutto questo processo. Però integra, questo bisogna ricordarlo, in un'unica valutazione tutti questi dati che vengono forniti. E per quanto riguarda le specie vegetali sono stati fatti vedere un po' i risultati emersi, nella parte alta vengono fatti vedere i risultati relativi all'intero contingente di specie, quindi allegato 2, 4 e 5 tutte insieme. Considerando questo contingente il 50% è risultato in stato di conservazione sfavorevole, quindi un 40% in stato inadeguato, ovvero quelle specie vegetali che richiederebbero dei cambiamenti delle politiche di gestione per una loro conservazione futura, e un 10% in stato di conservazione cattivo, cioè quelle specie che risultano anche in serio pericolo di estinzione almeno a livello locale. Quindi due livelli di stato di conservazione da tenere presenti. Se si considerano poi separatamente solo le specie di allegato 2, in realtà questa percentuale sale al 65%, perché quasi tutte, poi lo vedremo, le specie in stato di conservazione sfavorevole sono purtroppo di allegato 2. Questi risultati possono essere in qualche modo letti anche considerando la distribuzione di queste specie, che come si è visto prima nel raffronto tra le distribuzioni con specie animali e habitat, è molto particolare. La carta della densità complessiva delle specie, quindi della distribuzione, no? E densità delle specie, fa vedere come queste specie di direttiva abbiano una distribuzione piuttosto frammentata, non coprono assolutamente tutto il territorio italiano. E inoltre nella gran parte del territorio italiano sono presenti con numeri bassissimi e spesso quelle che a maggior copertura sono quelle di allegato 4 e 5, che come sappiamo sono quelle che hanno meno vincoli conservazionistici e meno rischi anche di conservazione. Quindi questo è un dato di fatto da tenere ben presente quando si affrontano o si vogliono un po' affrontare anche brevemente i risultati. Infatti nella carta delle specie in stato di conservazione sfavorevole che è a fianco si vede come siano molto molto localizzate le specie che sono venute in stato di conservazione inadeguato, quindi il giallino e cattivo il rosso, che sono comunque un gran numero di specie perché complessivamente sono 60 specie, quindi più della metà dell'intero contingente. Però hanno una distribuzione così ristretta che, come si vede nella mappa, sono localizzati in territori ben specifici. Quindi, volendo un po' affrontare questo discorso, non potendo entrare nel merito di tutti i risultati, del reporting, parliamo un po' di questo, cioè di questa caratteristica delle specie vegetali. In effetti, moltissime di queste specie hanno stazioni localizzate in territori molto limitati. Quindi, qui si vede come noi dalle stazioni delle specie passiamo alla cella, perché il reporting richiede di rendicontare in celle 10x10 chilometri. Se si analizza l'intero contingente, si vede che la ripartizione delle specie, in base al numero di celle di presenza di ciascuna di esse, è molto particolare, perché le prime tre classi, quelle che vedete alla vostra sinistra, quindi una cella, 2-5 celle, 6-10 celle, sono rappresentate. E poi l'ultima categoria, come vedete, è molto molto ampia, no? E quindi questa caratteristica, sotto vengono riportati alcuni esempi con relativo stato di conservazione, quindi uno per tutti, Abies nevrodensis, che un po' tutti conoscono, una sola cella di presenza, 24 individui, stato di conservazione O2 cattivo, per spiegarvi, perché adesso troverete questo tipo di rappresentazione nel resto della presentazione. Quindi il 50% delle specie, inoltre, avendo una distribuzione così ristretta, sono esclusive di una sola regione amministrativa italiana. Inoltre c'è un elevatissimo tasso di endemismo. Quindi nel grafico viene rappresentata la ripartizione in base al numero di regioni di presenza. Come vedete, la maggior parte, appunto il 50%, sono presenti in una sola regione e di queste ben 34 specie sono endemiche italiane. Le altre classi di presenza le vedete, chiaramente il tasso di endemismo decresce notevolmente verso l'ultima categoria, che è quella delle specie presenti in più di tre regioni.
Questo mette in luce, da una parte, il ruolo chiave delle regioni nel monitoraggio, nella conservazione e l'importanza del collegamento tra enti responsabili ed esperti locali. E, il tasso di endemismo così alto per questo contingente invece delle specie vegetali mette in luce la responsabilità italiana per la conservazione di queste specie. Esistono anche appunto le specie più distribuite, come si diceva, l'ultima categoria, quelle delle specie presenti in più di 3 regioni, sono soprattutto entità di allegato 5, ma anche alcune specie di allegato 2, come si può vedere qui. Quindi, diciamo, queste sono le regioni italiane con specie esclusive. Come si è detto, il 50% sono esclusive di una sola regione e un altro 50% sono endemiche italiane. Le regioni più, diciamo, interessate sono le grandi isole, quindi Sardegna e Sicilia, con dei tassi di endemismo e di esclusività altissimi, ma anche il Friuli Venezia Giulia. E infatti molti degli esempi riportati proverranno proprio da queste regioni, naturalmente, per le quali tra l'altro abbiamo avuto la fortuna appunto di avere gli esperti che ci hanno supportato nell'attività di reporting. Due esempi per tutti di endemismi puntiforme, perché spesso, oltre a essere esclusive, endemiche, queste specie hanno anche una distribuzione puntiforme, come si è detto. Astragalus verrucosus, specie sarda dei prati emicriptofitici, una sola popolazione in un'area più o meno di 35 ettari con 5.000-10.000 individui. Centaroea carciana, delle lupi costiere invece, anch'essa, diciamo, puntiforme, con un numero di individui ancora inferiore e con anch'essa delle minacce che incombono sulle popolazioni. Diciamo che poi abbiamo un'altra categoria molto molto interessante in Italia, che sono gli endemismi delle piccole isole. Endemismi come l'Astragalus marittimus dell'isola di San Pietro o la Brassica macrocarpa, che è un endemismo, diciamo, di Favignana e di Marettimo, oppure degli endemismi anch'essi molto interessanti delle Eolie, delle isole Eolie. Inoltre, un caso particolare, ma non meno interessante, è quello delle specie a distribuzione disgiunta, che abbiamo, qui abbiamo riportato due esempi, la Brassica insularis, distribuita, diciamo, in Sardegna con diverse stazioni, e nell'isola di Pantelleria. Oppure la Marsilea strigosa, specie che verrà poi ripresa in seguito, che è presente in Sardegna e in Puglia. Cosa è emerso per pressioni e minacce? Un po', diciamo, come diceva Fabio, l'intensificazione agricola, la modifica dei sistemi pastorali anche per le specie vegetali sono le categorie un po', più forti, più importanti, ma anche ancora l'urbanizzazione, la costruzione di vie di comunicazione che minacciano le stazioni delle specie. Inoltre, molto segnalate sono state anche le attività ricreative che possono derivare da veicoli motorizzati, eccessivo calpestio e cose così, ma anche per gli ambienti umidi, cambiamenti delle condizioni idrauliche, e adesso vedremo quali. In generale, i cambiamenti delle caratteristiche dell'habitat si possono manifestare in una grande varietà di ambienti e sono molto importanti come tipi di pressioni attuali, ma anche di minacce future, insieme anche alla frammentazione e alla riduzione degli scambi genetici, ma anche la riduzione della fertilità e depressione genetica, ovvero proprio per le caratteristiche particolari di queste specie di cui si è discusso, la riduzione della fertilità dovuta in presenza di piccole popolazioni isolate, porta chiaramente a bassa capacità riproduttiva, bassa capacità di dispersione. Nella mappa vengono mostrate quali sono le 11 specie che sono localizzate in una sola cella in Italia. E chiaramente, diciamo, questi sono è un tipo di minaccia molto molto forte in tutte queste specie a distribuzione ristretta. L'ultimo aspetto che volevo trattare era quello degli ambienti di crescita. La direttiva non richiede di rendicontare qual è l'ambiente di crescita di ciascuna specie, anche se ne richiederebbe l'estensione areale e la qualità. Però è comunque interessante considerare, diciamo, quali sono gli ambienti prevalenti. Vediamo che il contingente di specie di ambiente umido, ma anche di ambienti rocciosi, sia costieri che interni, è molto molto forte, come anche quello di dune sabbiose e di prati aridi.
Un esempio per tutti, e poi chiudo, passo la parola a Valeria, le specie di ambienti umidi, che sono risultate tra quelle più minacciate, quelle che comunque hanno contrazioni dell'areale fortissime, quindi abbiamo due specie che sono scomparse completamente da un'intera regione biogeografica, ovvero Marsilea quadrifolia dall'Alpina e Costelezia pentacarpos dalla Mediterranea, ma abbiamo anche molte specie in stato di conservazione inadeguato e prospettive future di ulteriore declino per il futuro, perché appunto si diceva che le minacce per queste specie vanno dalle bonifiche, prosciugamenti, canalizzazioni, al prelievo di acque sotterranee per l'agricoltura, alla perdita comunque delle caratteristiche del loro habitat o alla totale scomparsa degli habitat di riferimento. Passo la parola.